avete fatto il possibile, però direttore, questa cosa gliela voglio evidenziare, l'Aquila che anche oggi ha trovato difficoltà nell'andare a cercare la rete. Ma no, questo sicuramente dispiace, nel secondo tempo abbiamo creato, però non entrare direttamente nella partita perché i ragazzi hanno dovuto anche questa volta, pur essendo in una fase dove noi eravamo un pochino in calo nelle ultime partite, ma è fisiologico, stiamo facendo una rincorsa tra virgolette da 2 mesi e mezzo se non di più. Io accenderei invece i riflettori sulla grande stagione fatta da questa squadra, dove si è andato a evidenziare ormai una solo bellissima, come si dice, compattezza fatta dalla città, dalla società, dalla squadra, dall'allenatore, da tutti quanti. Insomma, anche oggi l'Aquila con questo pubblico meraviglioso ha dimostrato che è pronta per una categoria superiore. Secondo me, al di là di quello che saranno i play-off, perché poi i play-off, al di là del discorso dei risultati del campo, ci sarà anche il gioco di eventuali ripescaggi, ci saranno o non ci saranno, non lo so. So che comunque sia la società non lascerà ovviamente perdere questa strada importante, se ci sarà occasione se la giocherà, ma detto questo secondo me c'è la base per poter ripartire e per poter fare grandi cose all'Aquila. Ecco, questa voglio concludere così. È chiaro, il dispiacere ci sta, la bocca un pochino ce l'avevamo fatta, bisogna essere anche onesti, però bisogna riconoscere che oggi bisogna essere veramente orgogliosi di essere aquilani, perché è stato fatto un campionato fantastico. Griglia playoff e turni playoff, direttore, che saranno anche fondamentali per le scelte future, una valutazione generale complessiva per capire i passi da fare durante il mercato estivo. Ah, questo sicuramente, ma saranno altri test che andranno a farci fare delle valutazioni, ma ripeto, dopo questo girone di ritorno credo che gran parte delle idee sono chiare sotto tutti quanti i punti di vista, però è chiaro, ora vedremo, andiamo avanti, chiudiamo la stagione e poi vedremo quello che sarà il futuro. La partita che vorrebbe rigiocare rimane quella di Sora? Non tanto Sora, io ripeto, a me resta sicuramente la partita con l'Atletico Ascoli, che non perdendola certo saremmo stati un punto, cambiava poco, però hai ragione tu, anche Sora con quei due pali e una traversa, se oggi fossimo stati a pari punti forse avremmo avuto ancora maggiore e più lucidità. Roberto Cappellacci è confermato allenatore, è prestissimo, però io glielo devo chiedere, per il percorso fatto e per il legame che ha con l'Aquila storicamente, sarà il prossimo allenatore secondo lei della compagine rossoblù? Allora guardate, da questo punto di vista non posso parlare perché sarà una decisione societaria, è chiaro che sul campo è un giudizio personale del direttore sportivo Simone Perotti, ha fatto veramente bene e meriterebbe comunque di continuare il progetto, però ovviamente queste poi saranno decisioni societarie che riguarderanno sia il mister sia il sottoscritto, questo è chiaro.